Ad aprire il congresso la telefonata del leader Pier Ferdinando Casini, che parla tra l'altro di un progetto nazionale per il Sulcis, quasi a focalizzare i disagi della Sardegna, e a ruota sulla necessità di un deciso cambio di marcia che la profonda crisi impone, rilancia Giorgio Oppi. Accelerata sulle riforme, altrimenti meglio un governo di larghe intese, ammonisce il riconfermato segretario regionale, che lancia anche l'idea di un governo regionale di salvezza. E fra le cose che noi abbiamo chiesto al Presidente della Giunta in questa incontro che a suo tempo è stato fatto, questa mini verifica, abbiamo chiesto, vogliamo sapere chi sono i compagni di viaggio. Oggi non siamo soddisfatti, vogliamo una marcia in più, vogliamo più trasparenza, vogliamo praticamente maggiore incisività, le scelte, la rapidità nelle scelte, soltanto queste possono dare risposte esaurienti ai sardi. E noi che riteniamo di essere un partito particolarmente operativo, invitiamo gli altri a fare altrettanto, però con senso di responsabilità e senza fughe in avanti che noi non possiamo condividere. Non siamo sul mercato, rimaniamo indipendenti e fedeli alla linea centrista e popolare, ha detto Oppi, prospettando d'ora in poi stesse scelte tra Roma e Cagliari, auspicando elezioni politiche regionali in contemporanea. Perdurando questo stato di cose, senza che ci siano il massimo della chiarezza, con alcuni atteggiamenti che non condivido, non apprezzo, a questo punto sarebbe meglio poter andare alle elezioni prima. Cioè, per consunzione, ho detto, non ci faremo certamente penalizzare. Se ci sono le condizioni, si può andare avanti. Non accettiamo i diktat e i ricatti, ma al tempo stesso non vogliamo neanche essere praticamente messi nelle condizioni che arriviamo gradualmente a scomparire come forza politica. Rieletto segretario, Oppi ha quindi annunciato in tempi stretti le dimissioni da assessore all'ambiente.